parliamo della sconfitta con Tommaso Augello, un 3-0 piuttosto netto con l'Alessandria, come lo commenti? Beh, dopo rigore, espulsione, 1-0, secondo me è finita la partita, perché comunque giocare in 10 contro la squadra era sicuramente superiore a livello tecnico, superiore su molti aspetti, secondo me, rispetto a noi, lo vede anche la classifica. È stato, diciamo, un episodio decisivo quello lì, e secondo tempo, quando ha fatto un tratto il 2-0, è finita la partita proprio completamente. Quello che mi ha lasciato un po' perplesso, insomma, è questo secondo tempo dove la squadra comunque si è completamente arresa all'Alessandria, quasi senza lottare. Magari col Cittadella non era successo. Beh, no, col Cittadella era completamente un'altra partita. Secondo me, fino al 2-0 la squadra è stata in campo come poteva. Quando ha fatto il 2-0 probabilmente di testa abbiamo un po' mollato, però cosa devi fare? Non te la fa mai vedere la palla, se sono in uno in più, 2-0, hanno una qualità impressionante, secondo me non è tanto quello. Preoccupa anche un po', insomma, il problema di far gol, si fa poco gol. Nonostante la partita fosse andata in questo modo, due occasioni gol limpide per te e per Bruno, questo può diventare un problema anche psicologico, quello di riuscire a segnare poco? Boh, non credo. Certo, le occasioni, anche oggi due occasioni limpide le abbiamo avute, non abbiamo fatto gol, ma capita che fai due occasioni e due gol. Sta andando così, certo, non siamo una squadra che fa tantissimi gol, però da dire che era anche più di quattro partite non prendevamo. Adesso quattro partite alla fine, tutte squadre, insomma, d'alta classifica, comunque da cominciare da sabato con la Cremonese, insomma, che difficilmente arriverà ai playoff. Questa può essere una cosa positiva per voi, come vedi questo finale campionato? Beh, sicuramente le motivazioni saranno fondamentali e dobbiamo far valere questo gioco, questa cosa qua, perché noi ci giochiamo la stagione, la Cremonese a meno da dire rispetto a noi, per cui si deve vedere in campo sicuramente. Le altre partite sono contro squadre che devono fare i playoff, comunque forse il Padova un po' meno. Di sicuro non ci regolerà niente nessuno, però noi dobbiamo avere più fame, più voglia di far punti, per cui sarà un fine stagione sicuramente difficile, ma che dobbiamo conquistarci la salvezza da soli, diciamo. Tra l'altro una giornata estremamente negativa, dove le concorrenti hanno vinto tutte, anche con dei risultati eclatanti tipo quello del Piacenza. Sì, no, è vero, speravamo anche nella parte, non dobbiamo nascondere, speravamo anche in quello, speravamo che il Bassano facesse il suo. Purtroppo per Piacenza ha vinto, per cui siamo tornati pienamente nel calderone, siamo solamente più uno nei playout, siamo tutti lì, ci sono quattro squadre in un punto, vedremo un po', dobbiamo essere più bravi degli altri.